Inizia come il primo tempo, botta di Gagliero e paratona di Bulgarelli che tiene la gara sulla parità di risultato, perché quella numerica cambia al 13° minuto quando Spallarossa, già monito, rimedia al secondo giallo e lascia suo in 10 uomini. La gara si affloscia fino alla fiammata presa del minuto 33, contropiede fulmineo degli ospiti con Fedri per Bruzzone, ma ancora una volta ci pensa Bulgarelli, 20 secondi più tardi, stabile, botta sicura, e se non c'è il portiere c'è un difensore del Serra che mantiene il risultato sullo 0-0, ma 5 minuti più tardi questa uscita dell'estremo difensore locale viene punita con il calcio di rigore tra lo stupore generale dal dischetto e dopo le proteste e l'espulsione di Robotti. Nicola Morande, glaciale, e realizza la rete dell'1-0. La reazione del Serra è immediata, lo bascio di testa su angolo da sinistra, ma il pallone non entra. Gli ultimi minuti sono concitati ma non producono occasioni degne di nota. Vince la Preese e fa in finalissima con il golfo Paradiso.